Ma non avete paura dei contagi? La primavera è alle porte e le persone non ce la fanno proprio a rispettare le regole dettate dalla zona rossa, soprattutto i giovani che sottovalutano il pericolo di questo virus. Nei parchi sono stati strappati nastri che delimitano le zone proibite, i giochi per i bambini e le zone fitness. Nel parco del Villone, Puccini, è stato preso d'assalto da ragazzi impegnati in esercizi di fitness e altri a divertirsi con i giochi dei piccoli, altri assembrati nei campetti da basket. Io penso che sia una cosa assurda anche il vedere nei campi da basket 20-25 ragazzi che giocano tutti senza mascherina. Io devo spiegare al mio bambino di 4 anni che non si può né andare all'asilo né giocare con gli altri bambini perché, mi dice lui, siamo in zona rossa. La zona giochi lì non gliela fai adoperare? Assolutamente no. Sì, purtroppo è un po' male comune questo. Prima dei vaccini ci vorrebbe l'educazione, secondo me. I nastri non ci sono lì, ma i bambini non ce li portate? No, anche lì dove c'è il basket c'è tutti i ragazzi. O si tiene, si fa il divieto, però ecco, ci vorrebbe un po' più di controllo. Facevano un animale, però era lì sull'altalena, zoom, 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 in continuazione, forte, sa, proprio, insomma, che si divertivano grandi, via, più che altro. Quanto riguarda i nastri che sono stati tolti, non mi sembra regolare. Bisognerebbe rispettare le regole come ci dicono di fare, perché sennò non ne usciamo. Sì, però se avevano delimitato la zona fitness, il nastro bianco e rosso, vuol dire che lì non ci dovevano andare. Io sono per la disciplina assoluta, perché è per il bene nostro. Quindi facciamo questo sacrificio e facciamolo per bene. Penso sia sbagliato che le persone, i ragazzini, possano andare a giocare lì, non è giusto. Non ci si porta i bambini, non è giusto che ci vadano loro. Noi ora siamo qui, abbiamo portato anche il naso per poterlo rimettere e quindi cercheremo di fare, di rendere più possibile meno accesso alle persone e ai bambini più che altro. Mi dispiace, però purtroppo la legge è questa. Ma non solo qui al Parco del Villone sono stati tolti i nastri? Sì, sono stati tolti in altri parchi e cerchiamo sempre di rimetterli il più velocemente possibile in modo da fare segnalazione alle persone.